Who's that, everybody? Thank you. Thank you. While he's setting this up, maybe you can... Yeah, you want me to use that? You use that one? Yes. Okay. Excuse me. Thank you. Sister, when you're ready, I just wanted to say bravo, Italy. Bravo, bravo. Okay. Allora, voleva fare i complimenti, dire bravi, brava Italia. I do business in 120 countries. Faccio business in 120 paesi diversi. And I normally go to two countries every week. E ogni settimana almeno ne visito due diversi. And I just love Italy because of your wine. E ovviamente adoro l'Italia per il vino. And my wife loves Italy because of the food. Mia moglie adora l'Italia per il cibo. And we might move here, so you might want to think about moving out of Italy. E stiamo anche prendendo in considerazione la possibilità di venire a vivere in Italia, quindi forse vi conviene andare via voi dall'Italia prima che arriviamo noi. So a little bit you've been very kind to sit and be bored about some of my inventions. Allora, siete stati pazienti e molto cortesi per essere rimasti qui tutto il giorno ad ascoltare e avrete probabilmente sentito parlare di un paio delle mie invenzioni. I am the man to blame for the S drive. I invented it, I own the company and that's me. If you hate it, hate me. Sono io ad aver inventato l'S Drive, quindi l'ho inventato io, è di mia proprietà. Se dovete detestare qualcuno a causa di questa invenzione, beh, detestate me. I put $184 million into the company and I don't want it back. Ho iniettato nell'azienda, ho messo nell'azienda $184 million e non ho intenzione di tirar fuori neanche un centesimo da questo. I have not taken 1 cent out of the company and I pay for all my own airfares. E ho, fino adesso non l'ho fatto, non ho, diciamo, disinvestito nemmeno un centesimo e pago di tasca mia tutti gli investimenti fatti. So thank you Italy for having a heart. Most places I go to in the world, they want to know how they can make money from my invention. In Italy, you want to know how you can help people. Thank you, Italy. Bene, ci tengo davvero a ringraziare, voglio ringraziare l'Italia, perché quando visito altri paesi, in genere la cosa che la gente più vuole sapere è, bene, come posso guadagnarci utilizzando questo sistema? Invece qui in Italia la domanda che mi viene fatta è come posso usarla per aiutare la gente. E quindi per questo vi voglio ringraziare, grazie Italia. Can we do the next slide? I don't have the button. Yeah. Come si fa? Muchas gracias. I just wanted you to have a little idea of the history why we invented the S-Drive. Adesso voglio raccontarvi un po', così da aiutarvi a capire il perché abbiamo voluto inventare S-Drive. These are some of my children. I have 28 adopted children. Questi sono solo alcuni dei miei figli. Io ho 28 figli adottivi. I made no children myself. Non ne ho fatto nemmeno uno in proprio. Because they'd all be ugly, like most English people. Non li ho fatti perché sarebbero venuti fuori bruttini come gran parte degli inglesi. And they'd also be stupid. They'd probably want to come out of the common market. E sarebbero anche venuti fuori un po' stupidi e avrebbero votato per la Brexit. So, all my children are different color. I have no white babies. Allora, i miei figli hanno tutti un colore della pelle diverso, non ho nemmeno un figlio di colore bianco. And my babies, when they come to us, they are often just left at the door of my... We have some beautiful homes, but they just leave them at the door.
Molti di questi bambini li abbiamo trovati così semplicemente abbandonati dietro la porta di casa, una casa molto bella, ed è lì che li abbiamo molti di loro li abbiamo trovati fuori dalla porta. So I simply had no idea why the children were sick all the time. E questo faceva sì che gran parte delle volte non avessi la più pallida idea, non sapessi quali fossero i motivi per cui i bambini stavano male. But I had a lot of information about frequencies from a very successful business I own. Però sapevo molto in materia di frequenze, questo per via di un'altra azienda che avevo sviluppato. And there was an amazing man with long hair. He looks a little bit like Jesus. He's a scientist. He's German. And the British and the Germans don't get on. Marcus Stanton used to receive all the information on frequencies on a fax machine about 14 years ago. Beh, però c'era, stiamo parlando di circa 14 anni fa, un tizio con i capelli lunghi, un po' sembrava così, somigliava un pochino a Gesù, era uno scienziato, un tedesco, e sapete che le cose non inglesi e tedeschi non vanno proprio d'accordissimo. Comunque questa persona, Marcus Stantus, he saying that even the Italians didn't get along with the Germans. Oh no, the English never get on with the Germans. Comunque, questo signore, Marcus Stantus, riceveva tutta una serie di informazioni circa le frequenze di alcune cose attraverso un fax. Era quello che utilizzavamo 14 anni fa, un semplice fax. So, he used to convert the information, send it back to me after 14 days by fax. And the children started to get well and healthy. And we started to do it for schools and other people in Thailand and Kampuchea. Allora, cosa faceva Marcus? Convertiva quelle frequenze e dopo, ci metteva 14 giorni per farlo, dopo 14 giorni mi rimandava le informazioni sulle nuove frequenze via fax. E pian piano i ragazzi iniziavano a star meglio. E così si decise di estendere il progetto non solo ai miei figli, ma anche ad scuole o comunque ad altre comunità in Thailandia. So the internet came along and I invented a Tesla coil that would it was big, we would stand all the children on the coil and we would get the information, and then we decided we could do it just from the hair bulb. And then somebody said, let's save the world, Dad. And we decided that we would make a company 10 years ago, and then 4 years ago we tested the market, and 3 years ago we launched. $184 million later. Ok, e poi arrivò internet. Allora all'epoca si decise di provare a costruire una grande spirale che mettevamo per terra, i bambini mettevano i piedi su questa spirale, ma era tutto macchinoso. A quel punto si decise di iniziare a utilizzare il bulbo pilifero e uno dei miei figli mi disse: papà, proviamo a salvare il mondo. Stiamo parlando di circa 10 anni fa, quando in effetti venne creata la nostra prima azienda. 4 anni fa si iniziò a testare il prodotto sul mercato, 3 anni fa finalmente lo lanciamo sul mercato, ben $184 million dopo. So this is my youngest daughter, and she was one of the first guinea pigs, and this is my youngest daughter now. Allora, questa era la mia figlia più giovane, la prima figlia, che decise di essere un po' utilizzata come la cavia del nostro esperimento, e qui la vedete ai giorni d'oggi. This is my youngest son at that time, and this is my youngest son here. E questo è il mio figlio minore maschio all'epoca, e qui lo vedete, sempre lui, ma ai giorni nostri. The next one here, and the next one, who invented the new card, he's 16. You might notice something,
They are all over 6 feet tall. Allora, quest'altro ragazzo invece è qui, ha 16 anni ed è proprio quello che ha inventato la cosa di cui vi parlerò questo pomeriggio. Forse avrete notato come i miei figli sono tutti piuttosto alti, oltre il 1,80 m. So we have 14 children at home at any one time in Malaysia where I live. This is my wife and this is the old fat, they all call me fat bastard. Okay. True. Allora, dicevo che in questo momento a casa abbiamo ancora 14 ragazze che vivono ancora con noi a casa nostra in Malesia. Questa è mia figlia e questo sono io, come mi chiamano i miei figli, mi chiamano Fat... Sì, sì, quello è la moglie, ma l'altro è lui, dovrebbe essere anche lui, che dice, esatto, che viene chiamato Fat Bastard. Cioè, yeah. Fat Bastard. Vabbè, non è tanto carino, comunque, no. L'avete capito. Just one more story and then I'll get into the card. I know you just bored, you want to go home. Allora, ancora un piccolo, vi racconto un altro aneddoto e poi passo a parlare della carta. So che è tardi, non volete così essere annoiati ulteriormente. So my wife, you can see, is half my age. I'm a bad man. Vedete qua mia figlia che ha la metà dei miei anni, mia moglie che ha la metà dei miei anni, vabbè, sono un pochettino, sono un pochino cattivello da quel punto di vista. The only difference is that I'm in my 70s and my wife is just turned 50. Allora io ho superato i 70, mia moglie è intorno ai 50. More importantly, my wife was kidnapped in Myanmar for 10 days 18 years ago. La cosa più importante di tutte è che 18 anni fa mia moglie era stata rapita in Myanmar e tenuta ostaggio per 10 giorni. And I had to send in the special air service from Thailand to go and rescue her. E dovete addirittura mandare un servizio aereo particolare dalla Thailandia per andare a recuperarla. When she came back she was in a straight jacket. Quando tornò a casa aveva la camicia di forza addosso. Marcus and the team met my wife when she was half in, half out of a straight jacket. Marcus e tutto il mio team vide mia moglie che diciamo era più aveva ancora indosso almeno per metà questa camicia di forza. And everybody wanted to throw the key away and just lock her up. E tutti quanti volevano semplicemente buttare le chiavi della camicia di forza e scappar via. Frequency changed my wife's life, my life, your lives, but I have a reason for frequency changing. Le frequenze cambiarono la vita di mia moglie, la mia vita e anche la vostra vita. E adesso vi spiegherò perché tutto questo è stato possibile grazie alle frequenze. So we would give my wife frequency of lithium when I worked out what the frequency was, and within 1 week my wife became my wife again. Io iniziai a dare il litio a delle frequenze particolari quando finalmente capì quali fossero le frequenze giuste. Nell'arco di una settimana mia moglie tornò ad essere quella che era mia moglie. Okay. So that's how it all started. Crazy, I know, but there you go. I thought you might like a little bit of history. Allora, è così che è cominciato tutto. Sembra un po' una storia un po' fuori dalle righe, ma effettivamente così. Ci tenevo a farvi capire come è cominciato tutto. Okay, so now, okay, you just keep pressing them and you'll see. That's fine. Okay. So I'm just going to show you an update on the smart card and why we had to change it. One more time. Allora, adesso voglio fare un po' un aggiornamento sulla smart card e spiegarvi perché abbiamo dovuto cambiarla ancora una volta. Oh, okay. So, on the left hand side, this is normal water. This is what you guys are drinking. Allora, questa che vedete a sinistra è l'acqua normale. Mucho grazie. So, this is what you guys normally are drinking here. Mm-hmm. Quindi questa è l'acqua che normalmente beviamo. But a very good friend of mine, who is no longer with us,
a man who wrote a book called Memory Has Water, Water Has Memory, Emoto. Ok, ma un mio carissimo amico, l'autore del libro L'acqua ha la memoria, Emoto, che purtroppo non è più con noi. He discovered that good water has crystals in it. Quindi fu lui a scoprire che l'acqua di buona qualità ha al suo interno dei cristalli. And I discovered how to put crystals into water. Io invece sono riuscito a scoprire in che modo inserire i cristalli all'interno dell'acqua. What you might not know is I was a monk in Lhasa in Tibet for 2 years and I learned to pray to water. Forse una cosa che non sapete è che io sono stato per 2 anni un monaco a Lhasa nel Tibet e avevo imparato proprio a pregare davanti all'acqua. That was more than 40 years ago. Stiamo parlando di oltre 40 anni fa. And the problem with praying to water is I can pray, you can then think of something bad, you can think of something worse, and then Donald Trump comes along and it's a disaster. Il problema di pregare davanti all'acqua, che io posso pregare davanti all'acqua, poi arrivi tu, pensi a qualcosa di negativo, arriva un'altra persona, pensa a qualcosa di ancora peggio, e poi alla fine arriva Trump e siamo tutti nei guai. So, what I discovered was that in the crystal, actually there's information. There's a chip in water, and that water carries information frequency, and that was taken in Germany. Allora, quello che invece io ho scoperto è che all'interno dei cristalli sono contenute preziose informazioni. Queste informazioni sono come dei veri e propri chip, dei microchip. Quindi l'acqua porta con sé delle frequenze con informazioni. Ecco, bene, queste informazioni possono arrivare anche dalla Germania. So, if we give the water correct frequency, it's like watching a video. You can keep seeing the same video over and over and over and over again. The same with water. You give it the same frequency, it will stay. And even if somebody says namaste, oh no, it won't change. Ok, allora, è un po' come, allora, se all'acqua noi forniamo le giuste frequenze, è un po' come se guardassimo sempre lo stesso video, no? Il video non lo guardiamo, riguardiamo, è sempre lo stesso. Bene, se all'acqua diamo le giuste frequenze, quest'acqua rimane sempre la stessa, non importa chi si trova davanti all'acqua a pregare e che cosa sta dicendo di fronte all'acqua, se abbiamo dato le informazioni giuste, rimane sempre la stessa. So, I like to do things the hard way. So I jump out of aeroplanes, I free fall, I scuba dive twice a year to 60 meters, I race cars, I drink at least one bottle of wine every night, and I smoke 40 cigarettes a day. So I'm a bad guy. Posso sicuramente definirmi un ragazzo piuttosto cattivello. Mi piace fare le cose in maniera, diciamo, estrema. Mi piace guidare gli aeroplani, fare caduta libera, andare sott'acqua a 60 metri almeno 2 volte all'anno. Mi piace prendere le macchine da corsa, bermi una bottiglia di vino rosso ogni sera, e questo lo faccio da almeno 40 anni. I know too many old people who are going to live a long time and they're miserable. Conosco troppe persone anziane che sicuramente vivranno una vita lunghissima, ma vivono una vita noiosissima. When I die, I'm going to die with a smile on my face. Io invece, il giorno che morirò, avrò un bel sorriso stampato in faccia. So one of the tests I always like to do on my technology is with the new card, we made the water with new frequencies. Allora, un test che faccio è questo. Con la nuova card faremo, quindi daremo all'acqua le informazioni con le nuove frequenze. To get over 4G and 5G, because my old card cannot get over 5G. Ok,
Quindi con la nuova card riusciremo a dare le frequenze giuste all'acqua in modo tale che possa superare le frequenze 4G e 5G, cosa che non succedeva con l'attuale card. And I am sorry, I don't like to sell another card. I think the first iPhone or the first Apple phone is great. You can still use it. They're still phones. So I didn't like the idea of having to sell something new all the time as technology changed. Non mi piaceva per niente l'idea di dover vendere una nuova card, semplicemente perché era appunto uscito l'ultimo modello, così come sono contrario al fatto che si debba cambiare, passare dall'iPhone 2, 3, 4, 5, 6, semplicemente perché ne esce uno nuovo. Non mi piaceva l'idea di dover vendere una nuova card semplicemente perché la tecnologia era migliorata e avanzata. So here's the test. Both waters, one energized with the new card, one just normal water, put in a microwave. This one energized water fed this plant, and the other plant was fed with non-energized water. 5 days later, this plant dies. The other one, same water, but with the new card. Day 9, this plant is totally going to be dead like me, and this one's still going. This is from the new card. Adesso vi faccio vedere un test che abbiamo fatto utilizzando proprio la nuova card. Abbiamo preso due piantine, esattamente le stesse. Una è stata bagnata utilizzando l'acqua energizzata, che è quella che vedete nella parte destra, l'altra invece con acqua trattata al microonde. Vedete cosa è successo 5 giorni dopo? Una stava piuttosto male, l'altra molto bene. Dopo nove giorni, quella di sinistra totalmente morta. Questa era quella che era stata annaffiata con l'acqua passata al microonde. So microwaves, as professor, see you on my next trip. Professore, la saluta. Salute, professor. See you on my next trip. We do some tests. Thank you. Adios. Arrivederci. Ci vedremo al prossimo viaggio. So microwave. The card. If you're feeling washed out. 4G and 5G killed the microbiome in your stomach. Allora, simple as that. Se vi sentite stanchi, è quasi certo che il 4G e il 5G abbiano semplicemente ucciso tutto il bioma del vostro intestino. So what did we do? We used modern day technology. I'm going to show you what modern day technology consists of. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato le tecnologie moderne. Adesso vi faccio vedere in che cosa consiste questa tecnologia moderna. You can't see it, but it's a small Tesla coil connected to a chip which my 16-year-old son found and embedded with 78 frequencies. Allora, come potete vedere, c'è questa spirale che è collegata a un chip che è stato realizzato da mio figlio, che ha solo 16 anni, nel quale mio figlio è riuscito a inserire 78 frequenze diverse. That Tesla coil is here. Mm-hmm. Ecco, questa è la spirale Tesla. And if I could find ones. Vediamo se trovo il mio telefono. There we go. That's what I needed. Thank you. The card will automatically switch your phone on. Quindi la carta automaticamente accende il vostro telefono. Quindi metto la carta dietro il telefono e tac. Scusate, l'avevo messa dal lato sbagliato. Adesso invece si è acceso. Mm-hmm.
Quindi adesso il telefono si è acceso con le informazioni che provengono dal web e questo attraverso la carta. Però non può accendersi il telefono se, a meno che non metta, non accosti la mia carta. Quindi ogni carta ha poi un numero seriale. So we know who you are. Questo ci permette di sapere chi siete. Not important, except. Questo magari può sembrare poco importante, ad eccezione. I can recharge the card using photons. Riesco a ricaricare la card utilizzando i fotoni. Some people who went out to dinner last night discovered that you don't need the card to change water, you just need it this. Quindi ieri a cena alcuni dei presenti si sono resi conto che per cambiare l'acqua non serviva più nemmeno la carta, bastava questo. In fact, if I show this card, this light, to a camera 20,000 kilometers away, the light comes out in a big screen. I can change the wine, I can change the life, I can change the water, I can change the plant, and I'm 20,000 kilometers away. That's a 16-year-old son of mine who invented this. Beh, addirittura se io indirizzo questa luce verso una telecamera e la telecamera manda il video a 20.000 chilometri di distanza da qua e quella luce viene proiettata, quella luce è in grado di modificare l'acqua, il vino, qualsiasi cosa. Ecco, questa è la tecnologia che è stata inventata da uno dei miei figli di soli 16 anni. One last thing. Ancora una cosa. Some of the people that were out to dinner with us last night and some with lunch today and some no doubt tonight. Can you use the microphone? Oh, sorry. It's okay. I thought I had a big voice. Some people last night for dinner, some at lunch, and others tonight will see the next invention. Allora, alcuni di delle persone che erano ieri sera a cena, oggi a pranzo, hanno visto quella che è la prossima invenzione che adesso invece condividerò con voi. For 30 years I've been using 2 million year old minerals which are embedded with frequencies to change salt water so that humans can grow, plants can grow, and they don't poison. And it's just the minerals outside the water, not inside. Frequency. Ok, per 30 anni abbiamo utilizzato due minerali vecchi di milioni di anni per cambiare le frequenze nell'acqua salata e utilizzare questa acqua salata con le frequenze alterate per così permettere a piante, ma anche esseri umani, di crescere benissimo. E questo semplicemente intervenendo fuori dall'acqua, non all'interno dell'acqua, ma fuori dall'acqua. But I used to have to put them in glass. This is made in Germany, this is a pendant, and because you know I was a Buddhist, you think I'd be okay wearing this, and I am. Allora, questi minerali li mettevo all'interno di così, dei pezzi di vetro. Questo che ho al collo è stato realizzato in Germania. Forse alcuni di voi sanno che appunto io sono stato buddista e capirete che per me non è un problema andare in giro con questa cosa appesa al collo. E infatti non lo è e lo faccio. But not everybody's going to wear one of these. Però and they're expensive. So benissimo che non tutti sono così disposti a indossare un oggetto come questo al collo. So my 16-year-old son said, Dad, why don't you put the 2 million year old minerals on a piece of paper? E allora mio figlio di 16 anni mi ha suggerito, papà, ma perché non metti questi minerali che hanno 2 milioni di anni su un pezzo di carta? Put a bio-shield silica around it and stick it under your watch. E poi ci metti sopra una specie di biocopertura di silicone e semplicemente le attacchi su questo pezzo di carta e questa cosina che otteniamo la mettiamo ad esempio sotto la cassa di un orologio. So every card would be supplied with one of these. When you get them, stick it under your watch. You don't need this and you can walk through radiation fields and your frequency will stay the same.
Quindi quando comprerete la card e riceverete anche questi piccoli tondini, bene, mettetene uno ad esempio sotto la cassa del vostro orologio, potete attraversare veri e propri campi di radiazioni e le vostre frequenze rimarranno immutate. Particularly important for ladies who are pregnant. Questo è particolarmente importante per donne incinta. And there's another four discs with it, and you can stick them onto your cup. So you, when you put your coffee in, your tea in, or you can stick them onto your glasses for water, wine, and they're always there because 2 million-year-old frequencies don't run out. E dicevo che ne riceverete 5. Allora, uno lo mettete sotto l'orologio, gli altri li potete mettere sotto la tazza con cui bevete il caffè, il tè, o sotto i bicchieri che usate per bere l'acqua e il vino. E state sicuri perché questi minerali di 2 milioni di anni non perdono le loro frequenze, non si esauriscono. For you ladies, just go and buy a mist spray bottle and stick one of the discs on the mist spray, fill it up with normal water, spray your face will look younger. E vi suggerisco una cosa, soprattutto alle signore, comprate quei piccoli spray, dosatori spray, ci mettete dentro l'acqua, ci mettete uno di questi dischetti, vi spruzzate, irrorate il viso e sembrerete subito più giovani. And for those who like wine and your wonderful liqueurs here, buy the cheapest and stand an empty glass on top of the card, pour your cheap wine in. I guarantee you there are some people in the room from last night and lunch, they can't believe cheap wine tastes actually better than expensive wine. E se c'è qualcuno di voi che è amante del vino, vi do un altro suggerimento. Comprate un vino anche di bassa qualità, che non costi troppo, prendete un bicchiere vuoto, lo mettete sopra uno di questi dischi, sopra la carta, versate il vino, quello da pochi soldi, lo assaggiate, vi garantisco che ieri ci sono diverse persone che lo hanno provato, il sapore è lo stesso di un ottimo vino. So we will update the card when 6G, 7G, 10G comes out. We'll have worked out the frequency and you don't need to buy a new card. We will just change the photons and this is inside here. Quindi quando arriveranno in futuro il 6G, il 7G, il 10G, non dovrete comprare una nuova card, semplicemente noi adatteremo la nuova frequenza e attraverso i fotoni tutto verrà direttamente riprogrammato. So my son who's 16 is trying to beat me. I was a millionaire when I was 19. He wants to beat dad at 16. So down to you guys. Allora, io sono diventato milionario quando avevo 19 anni. Adesso mio figlio si è messo in testa che vuole battermi e diventare esattamente come ero io a 19 anni, vuole farlo a 16 anni. Quindi sta a voi aiutarlo a raggiungere questo record. And I made 4 million pounds diving on a wreck and I found 1806 whiskey which the Prince of Wales wanted. And I got 1806 and I became a millionaire. I was very happy. I just risked my life. It was down at 75 meters. Come feci a diventare milionario? Semplicemente mi immersi per andare a trovare un tesoro sommerso a 75 metri sott'acqua, ma era quello che desiderava avere il principe del Galles di allora. Lo feci, rischiai la mia vita, lo trovai e venni ripagato. Okay, so whenever you get the cards, my advice is to charge them once a week. You'll get a reminder on your phone. Charge your card, charge your phone. It's free. It's just to make sure that if other frequencies come and we don't know about them or you don't know about them, we've corrected them for you.
Allora, quando ricevete la vostra card, noi vi suggeriamo di ricaricarlo almeno una volta alla settimana, non costa niente, ma è utilissimo perché nel caso voi vi imbatteste in frequenze di cui non siete né voi a conoscenza e nemmeno noi, non importa, tutto questo permette di riorganizzare, ricalibrare la frequenza, quindi fatelo almeno una volta alla settimana. Thank you, Italy. Thank you very much for helping other people, because in America, South Africa, Russia, everybody's wanting to know how much they can make for helping other people. In Italy, you think like me. So thank you, thank you, thank you, Italy. Bene, allora volevo finire ancora una volta a ringraziarvi davvero, come dicevo all'inizio, qua in Italia, mentre in altri paesi, in America, in Sudafrica, in Russia, mi viene sempre chiesto bene come posso guadagnarci da questa tecnologia, voi qui la cosa che normalmente mi chiedete è come posso usarla per aiutare altre persone, e di questo vi ringrazio davvero. And one final thank you to a man called Giorgio. Not only for arranging a lot of these lectures in Italy and bringing my technology into Italy. Giorgio is exclusive in Albania, Monte Carlo, a lot of places around Europe. Giorgio looks after these things, but for allowing a 76-year-old man to fly. I got off the plane yesterday. I got on a plane from China. I was home for one day. Came here. I'm going to Spain. Oh, by the way, the European Commission have approved Cell Wellbeing. It's rolled out to 100,000 people in Granada, and it will probably, I think, go to. Probably Italy next, and I will know on Tuesday if the European Commission is going to give it to 100,000 people. They're paying full price for it. Allora, volevo innanzitutto finire ringraziando Giorgio che si dà così tanto da fare, non solo per organizzare incontri con tanti speaker come oggi, ma ovviamente per la sua capacità per aver portato la nostra tecnologia qui in Italia. Giorgio ha anche l'esclusiva per altri paesi, l'Albania, Monaco e tanti altri, ma soprattutto perché è riuscito a portare un vecchietto come me di 75 anni qui in Italia. Ero appena tornato dalla Cina, ho passato soltanto un giorno a casa, adesso sono qua, partirò di nuovo per la Spagna, ma mi stavo dimenticando di dirvi una cosa importante. La Commissione Europea ha deciso di utilizzare Cell Wellbeing per un esperimento su 100.000 persone a Granada. Pagherà la commissione per tutto l'esperimento e martedì prossimo si saprà quale altra città europea sarà oggetto di questo progetto pilota, e con molta probabilità sarà una città italiana. But the big thank you is for Giorgio for introducing me this to sell food. I promise you, when I get on a plane, that gets on a plane with me. When I get off a plane, that gets off the plane with me. I don't get jet lag. And I'm 76, I haven't slept, I think I did some work last night, so I had 3 hours sleep last night, and I don't think I've slept for 2 days, so I'm a junkie on cell food. It works. It's really great. So when you fly, go fly with that, and you might turn into a 76-year-old. Allora, stavo ringraziando Giorgio per tante cose, poi ho fatto quella digressione sul progetto dell'Europa, e volevo concludere dicendo che voglio ringraziare Giorgio anche per avermi fatto conoscere Cell Food. Ormai quando viaggio è la prima cosa che porto con me sull'aereo, è l'ultima cosa, è la prima cosa che porto giù dall'aereo con me. Dicevo, ho 75 anni e non ho dormito, praticamente sono 2 giorni interi che non ho dormito, a parte qualche ora, e mi sento benissimo. Sono praticamente ormai un drogato di Cell Food, non posso vivere senza, e ve lo garantisco, se soprattutto viaggiate tanto per lavoro, usate Cell Food, magari vi trasformerete in un 75enne come me.